Amici di Manfrotoni Net TV, benvenuti a questo 17esimo appuntamento con il punto, il rotocalco sportivo a 360 gradi che conduco io, Antonio Castriotta, oggi eccezionalmente con l'ausilio di Antonio Monaco qui presente. Ciao Antonio. Ciao Antonio, buonasera a tutti gli amici di Manfrotoni TV. Ecco, ieri è stata una giornata di sport, una giornata purtroppo non felice per la città di Manfrotonia. Il Manfrotonia Calcio è incappato in un pareggio che ci ha distanziati ulteriormente dallo SLAI, siamo a quattro lunghezze dallo SLAI, è incappato in un pareggio contro il Real City in trasferta. Il basket purtroppo ha perso anche la pallavolo in una partita di Coppa Puglia. L'unica nota positiva proviene dal calcio a 5. La Sim Manfrotonia Calcio a 5 ha battuto in casa al Palascaloria sabato il Cataforio per 6-2. Di questo poi ovviamente parleremo nel proseguo della nostra puntata. Innanzitutto vi do lettura della 21esima giornata del campionato di promozione Girone A, ovviamente i risultati. Ars et Labor Bruttaglie, Vigor Bitritto 1-2, Donuva Calcio 1971, United SLAI 1-3, Norba Conversano, Castellaneta Calcio 1962 0-6, Nuova Spinazzola, Noicattaro Calcio 1-0, Real City, Manfrotonia Calcio 1932 0-0, Rinascita Rutiglianese Canosa 1-2, Sporting Apricena Borgorosso Molfetta 1-2, Ginosa Football Club Capurso 7-0, per una classifica che vede al primo posto lo United SLAI a 56 punti, Manfrotonia Calcio 1932 52, Vigor Bitritto 48, Real City 38, Ginosa 37, Castellaneta Calcio 1962 35, Borgorosso Molfetta 32, Nuova Spinazzola 30, Canosa 26, Noicattaro Calcio Ars et Labor Grottaglie a pari punti 23, Rinascita Rutiglianese 21, Norba Conversano 20, Donuva Calcio 1971 19, Fanalino di Coda, lo Sporting Apicena a quota 12 punti in classifica. Ecco, iniziamo a parlare purtroppo del pareggio in cui è incappato il Manfrotonia Calcio in trasferta sul Ciancio di Cerignola per 0-0 contro il Real City. Ecco, dopo la vittoria conseguita contro lo Spinazzola per 5-0, si pensava alla partita del riscatto del Manfrotonia Calcio, quindi occorreva necessariamente battere il Real City per rimanere incollati a meno 2 dallo United SLAI, e questo non è accaduto. Ha schierato un 3-5-2 Mister Pino Lopolito, una settimana di intensi allenamenti, ma a quanto pare, io non ho assistito alla partita, ma ho con me Antonio Monaco che ci potrà parlare ovviamente, una partita molto ma molto opaca, quella giocata dal Manfrotonia Calcio 1932. Il pareggio è un risultato che ci premia rispetto a quello che il Manfrotonia Calcio ha espresso in questa partita. Sì, un punto duro lo oserei dire, perché sostanzialmente nella gara il migliore in campo è stato Morgillo, che ha fatto una prestazione da 8 in un quadro totalmente insufficiente della squadra sipontina. Mister Lopolito inizialmente ha optato per Perez e Cicerelli sugli esterni, preferendoli a Dinuya, e ha chiaramente accentrato Trotta rispetto alla sua posizione naturale, mettendolo più accanto a Terrone. Però diciamo che la squadra è stata involuta, senza idee, senza mordente. Passa quasi rinunciataria. Ho contato nella mia cronaca solo due tiri, diciamo nello specchio della porta, che poi non sono stati neanche pericolosi, sul finire di gara, quando nel secondo tempo è entrato Murgo. Francamente, in una partita così importante, cioè, tutti noi ci aspettavamo, osservato gli esterni, ci aspettavamo una gara più gagliarda del Manfredonia, atteso che comunque il Real City è una signora squadra. Gli uomini allenati da Mr. Mascia sono molto organizzati, però le motivazioni che noi dovevamo avere per vincere il campionato, quantomeno per stare incollati a Real City ieri, sono totalmente mancate, e credo davvero che tutta la tifoseria e tutto l'ambiente sipontino sia molto molto deluso. Benissimo, intanto guardiamoci gli highlights a cura di Antenna Sud della partita, ovviamente Real City Manfrotonia Calcio 1932.
Trionfa la noia e scarseggiano le emozioni tra Real City e Manfredonia, che non si fanno male e tornano a casa con un pareggio che lascia soddisfatti solamente i padroni di casa. Allo stadio Cianci di Cerignola termina 0-0 il derby dauno valevole per la 21esima giornata di campionato del girone A di promozione pugliese. I padroni di casa salgono a quota 38 e conservano la loro quarta posizione. Gli ospiti si arrampicano fino a quota 52, ma vedono aumentare a 4 le lunghezze di distacco dalla United Zlay capolista. Primo tempo all'insegna dell'equilibrio. L'unica chance capita al minuto 38 sui piedi di Pugliese, che, servito perfettamente da sinistra, spreca un calcio di rigore in movimento per il rammarico del pubblico di casa. Nel corso della ripresa a provarci con maggiore convinzione sono ancora i ragazzi di Mister Mascia. Al minuto 13 è ancora Pugliese col destro a esaltare i riflessi di Morgillo, mentre due minuti dopo è il turno del neo entrato De Battista, il cui diagonale potente esaurisce la sua corsa sul fondo di qualche centimetro. Al minuto 33 la nuova occasione capita sul destro di Grieco, che approfitta di una sponda aerea di Gianelli impegna seriamente Morgillo. Sono gli scoppi conclusivi di un incontro che vive il suo ultimo sussulto al minuto 43 con la rovesciata volante del solito Trotta, che spedisce alto sopra la traversa l'unica vera palla gol si pontina. Finisce così dopo 4 minuti di recupero, un punto a testa ma con umori diversi. Giuisce il Real City, perde terreno il Manfredonia. Beh, abbiamo visto gli highlights della partita Real City Manfredonia Calcio 1932, in effetti sono eloquenti. Il Manfredonia Calcio non si è affatto espressa ai suoi livelli, insomma pochissime le azioni degne di nota, quasi nessuna azione degna di nota, se proprio vogliamo essere dettagliati e precisi. Migliore in campo Morgillo, meriterebbe in effetti 8 in pagella, tutti gli altri bocciati sonoramente rispetto alla prestazione che hanno offerto. Beh, è chiaro che adesso nessuno vuole puntare il dito contro i calciatori del Manfredonia, è ovvio che i calciatori hanno subito già lo shock, io dico shock, per l'allontanamento del vecchio mister Luigi Agnelli nella gara che ha preceduto l'incontro con il nuovo Spinazzola. Sono ripartiti questa settimana da martedì con gli allenamenti chiaramente curati anche per quanto concerne la parte atletica da mister Pino Lopolito, intensi i carichi di lavoro, anche se il mister ha precisato che non sono stati applicati dei carichi di lavoro intensi, i metodi suoi di allenamento sono ben altri. Beh, è chiaro che probabilmente questi carichi di lavoro si saranno fatti anche sentire nelle gambe dei calciatori abituati a una tipologia di preparazione atletica differente e curata dal professor Simone Schinco. Ma non credo che questo sia il problema della partita. Io credo che il Manfredonia stia davvero soffrendo sotto il profilo mentale, dell'approccio mentale alla gara, in special modo per quelle gare che il Manfredonia ha disputato in trasferta, perché i dati statistici sono davvero eloquenti. Antonio, dalla partita con il Borgorosso Molfetta, dove siamo incappati in un pareggio, il Manfredonia ha perso in trasferta tantissimi punti. Sì, e oggi ho avuto modo di vedere una ottima statistica di Manfredonia Calcio Supporters dell'amico Nico Troiano, che ha evidenziato il mal di trasferta che stiamo evidenziando nelle ultime gare. Manfredonia non riesce a vincere dall'undicesima giornata, ha vinto l'ultima partita fuori casa con il Conversano 0-2, poi ha inanellato solo pareggi e la sconfitta di Bitritto, quindi questa la dice lunga su un atteggiamento mentale della squadra, che chiaramente quando esce dalla sua comfort zone del Miramare ha dei problemi, non riesce ad esprimersi in nessun modo in base alla forza tecnica e alle caratteristiche dei calciatori che sono in organico. Quindi certamente vi è un problema di carattere mentale che avrebbe dovuto essere ovviamente risolto dal mister, evidentemente non vi è riuscito. Mister Pino Lopolito, che si è insediato da 10 giorni su questa panchina, aveva ieri un solo risultato ed era, avrebbe dovuto essere la vittoria. Un pareggio non serve al Manfredonia Calcio 1932, poiché diciamo virtualmente ad oggi lo Slide avrebbe vinto il campionato avendoci distanziato di 4 lunghezze. Sì, io nel mio articolo ho scritto che ormai le speranze sono ridotte all'unicino, perché nel calcio non si sa mai. Diciamo che lo Slay avrà un calendario nelle ultime quarte abbastanza impegnativo, però se questo è il trend, il Manfredonia farebbe bene a guardarsi più alle spalle che in alto, perché chiaramente incombe anche il Vigor Bitritto a 4 lunghezze, ormai distante. Quindi anche in chiave playoff mantenere la seconda posizione significherebbe evitare la semifinale e disputare l'eventuale finale in casa a Miramare, con tutti i vantaggi che da questo ne derivano. Poi ovviamente noi tutti quanti, da buoni tifosi, speriamo che lo Slay possa incappare in un periodo negativo, però allo stato attuale noi lo status quo ci dice questo, e quindi vediamo un Manfredonia che non è più quello che ci ha meravigliato nel girone di andata, forse
lo sforzo psicofisico profuso nella prima parte di campionato adesso si sta facendo sentire soprattutto sulla mente dei ragazzi. Ecco, un Manfredonia Calcio che ha deciso per l'avvicendamento del mister sulla panchina, ha scelto Pino Lopolito che si è insediato su questa panchina e ha deciso di cambiare modulo tattico, passando da un 4-3-3 molto collaudato di mister Luigi Agnelli ad un 3-5-2. Antonio, il cambio di modulo in stagione in corso, ritieni che possa avere anche influito sulla prestazione dei nostri calciatori? Sicuramente ha influito, perché io, per quanto mi riguarda personalmente, sono sempre contrario, tranne cataclismi, agli esoneri a stagioni in corso, soprattutto di una squadra che comunque stava macinando record. E detto ciò, poi Lopolito, purtroppo, devo spezzare una lancia a suo favore, si è trovato catapultato in una realtà con un ambiente, diciamo, sostanzialmente favorevole ad Agnelli per quello che ha fatto vedere al Miramare. E poi anche ha trovato la squadra magari più ostica del suo campionato, dopo solo circa 7 giorni dal suo insediamento, quindi non ha conoscenza ancora perfettamente delle caratteristiche di tutti i ragazzi, e quindi secondo me ci doveva essere una gradualità nel passaggio dal primo modulo al secondo. Ecco, quindi si è trovato questa squadra catapultata in un modulo differente, il primo ad avere qualche difficoltà certamente è stato Pasquale Trotta, la cui utilizzazione è molto più congeniale nel 4-3-3 di mister Luigi Agnelli. Pasquale Trotta è un giocatore abituato a giocare veramente ad un metro dalla linea laterale, a ricevere palla e poi ad involarsi verso la porta oppure a centrarsi e quindi tentare il tiro. È un giocatore che io definirei, diciamo, tra virgolette, con i movimenti un po' alla Ronaldo, alla Cristiano Ronaldo. Sì, abbiamo parlato ieri esattamente di questo, abbiamo detto che esattamente quello è il tipo di caratteristiche di Pasquale. Pasquale preferisce partire dalla sua corsia, poi accentrarsi e magari sfoderare i suoi famosi tiri a giro che molto spesso vanno a segno, e soprattutto utilizzare molto la profondità, attaccare gli spazi, cosa che chiaramente giocando molto vicino all'altro attaccante Terrone in questo viene limitato. Però ieri, permettimi Antonio, è stata proprio la produzione offensiva del Manfredonia che è stata assente. Centrocampo non riusciva a smistare palloni utili per le punte, perché le punte sostanzialmente hanno visto la partita. Vuvur che è stato totalmente inoperoso, non si registra neanche un tiro nello specchio della porta, è stato solamente utilizzato il portiere locale per l'ordinaria amministrazione per i rilanci da fondo. Beh, certamente sì, avrò modo di guardarmi la partita oggi, l'ho salvata sul mio profilo, sarò a vedere insomma cosa è accaduto, però da quello che ho potuto apprendere da tanti amici che mi hanno chiaramente informato della partita è stato un Manfredonia molto ma molto opaco, una prestazione che non ha espresso dal punto di vista della brillantezza del gioco alcunché, un vero peccato per il Manfredonia Calcio 1932. Adesso due sono gli imputati: mister Pino Lopolito, che ha chiaramente rilevato una patata bollente perché si è insediato su una panchina che vale tantissimo, quella del Manfredonia Calcio 1932, questa società blasonata, ma anche la dirigenza, insomma, poiché è la dirigenza che poi ha deciso per l'esonero di mister Luigi Agnelli, che tanto aveva fatto bene su questa panchina. Probabilmente era un esonero, Antonio, questa è una domanda che rivolgo a te, che se doveva essere effettuato, bene avrebbe fatto la società ad esonerarlo, diciamo, dopo la partita, eventualmente con il Borgorosso Molfetta, insomma, c'era più tempo per lavorare. Io ovviamente mi esprimo e non ho dissentito contro la decisione della società di esonerare mister Luigi Agnelli, perché comunque dopo aver battuto lo Slai e dopo essersi portato a 3 punti sopra lo Slai, abbiamo purtroppo pareggiato con il Borgorosso Molfetta soltanto nei secondi finali. Io ritengo che la società, probabilmente la cosa migliore che avrebbe dovuto fare era correre sul mercato e diciamo fornire a mister Luigi Agnelli gli elementi migliori, specie nel reparto offensivo, ovviamente elementi migliori nel mercato. Sappiamo che non è assolutamente facile assicurarsi le prestazioni sportive dei migliori, anche perché hanno dei costi ingenti, però credo che se il reparto offensivo fosse stato rinforzato e magari fosse arrivato anche qualche altro centrocampista, mister Luigi Agnelli potrebbe tranquillamente continuare rivitalizzando sotto il profilo mentale la squadra. Tu cosa ne pensi? Beh, come ho detto prima, io personalmente a tutti i livelli sono contrario agli esoneri a stagioni in corso, soprattutto quando ti sta giocando qualcosa di importante, quando manca uno scorcio alla fine del campionato. Detto ciò, noi non sappiamo le dinamiche interne della società da esterni,
possiamo dire chiaramente che se la società ha deciso l'esonero avrà avuto i suoi motivi, chiaramente l'esonero fatto in un periodo magari di pausa del campionato avrebbe consentito al mister subentrante di conoscere meglio i ragazzi e magari inculcare il suo modo di fare calcio in maniera più determinata e con più tempo, perché ovviamente ogni cambiamento ha bisogno di tempo, cambiano le metodiche, cambiano gli schemi di attuare in campo, cambia un po' tutto nella costruzione di una squadra, e quindi pertanto certo il fattore tempo è un parametro che bisogna anche considerare. Beh, certamente sì, il fattore tempo è un parametro che bisogna considerare. Io ovviamente concordo con te, la società ha avuto i suoi motivi per procedere all'esonero di Mister Agnelli, evidentemente voleva in qualche modo dare uno scossone all'ambiente. Beh, a questo punto questo scossone non è arrivato, poiché la vittoria, diciamo, con la nuova Spinazzone mi è apparsa molto scontata, anche alla luce dei valori tecnici da cui erano rappresentati in campo dal nuovo Spinazzola. La partita cui era quella con Real City, e in quella partita il Manfredonia, diciamo, è sceso in campo un po' con quell'atteggiamento remissivo che aveva già evidenziato nella partita contro il Canosa. 30 minuti di blackout, a quanto pare in questa partita con Real City il blackout è durato più di 30 minuti, quasi tutta la partita. No, se permetti, è stato secondo me un atteggiamento peggiore di quello di Canosa, perché a Canosa, dopo aver regalato i primi 30 minuti il doppio svantaggio, si è vista una grande reazione da grande squadra del Manfredonia, che è riuscita a pervenire a pareggio e poi addirittura dopo l'espulsione in 10 ha avuto anche le occasioni per vincerla quella gara. Quindi lì almeno c'è stata una reazione del Manfredonia. Qui invece la partita è corsa sulla stessa falsariga anche dopo l'intervallo. Chi si aspettava un Manfredonia dopo l'intervallo più incisivo, più propositivo, chiaramente è rimasto deluso, perché l'andamento del secondo tempo è stato identico a quello del primo, anzi forse abbiamo subito anche qualche occasione in più. Ecco, tanta delusione traspare sui social, abbiamo letto tantissimi commenti, in tanti si interrogano, alcuni addirittura sostengono che forse la società diciamo ha in qualche modo, anziché rinforzare la squadra, diciamo l'ha penalizzata, diciamo, sotto il profilo tecnico. Non sono d'accordo. Ovviamente adesso chiaramente c'è una bella gatta da pelare per Pino Lopolito. Cioè, tu che cosa ti aspetti? Quali decisioni prenderà la società? Insomma, richiamerà l'ordine i calciatori, li richiamerà un maggiore impegno, diciamo, da approfondire in campo, ovviamente. Certo, non è facile adesso continuare il campionato sino alla fine, diciamo, dobbiamo difendere assolutamente diciamo, il secondo posto, perché il Betritto è a 4 lunghezze, e il Manfredonia ha anche delle partite importanti da dover disputare ancora, ma anche il Borgo Orso Molfetta si sta avvicinando, insomma. Non è facile, però bisogna fare quadrato, buttare alle spalle questa brutta partita, ricominciare da domenica a vincere, fare al meglio le ultime gare che sono rimaste del campionato, perché come si dice, il calcio è strano, non possiamo mai sapere cosa ci può riservare nel futuro, e quindi il Manfredonia Calcio ha l'obbligo di comunque non buttare l'ortica un intero percorso di un anno totalmente positivo, giocare fino alla fine e cercare di riportare l'entusiasmo che si sta un po' perdendo nella tifoseria con le prestazioni del campo. E noi ovviamente speriamo che la squadra possa ricompattarsi intorno a mister Pino Lopolito. Addirittura qualcuno sui social ha chiesto il ritorno di mister Luigi Agnelli sulla panchina, non ha assolutamente gradito l'esonero. Probabilmente qualcuno si è interrogato dicendo: se vi fosse stato mister Luigi Agnelli la squadra avrebbe giocato differentemente. È chiaro che con i se e con i ma la storia non si costruisce. Oggi noi commentiamo un risultato, un pareggio che certamente si è rivelato negativo per il Manfredonia Calcio 1932, e speriamo che d'ora in avanti non ci siano più passi falsi da parte del Manfredonia Calcio, che venga difeso questo secondo posto in modo tale che, quando eventualmente tutto può succedere nel calcio, e per carità anche lo SLAI potrebbe incorrere in risultati negativi, non abbiamo la sfera di cristallo, però se la situazione dovesse rimanere quella attuale dobbiamo assolutamente difendere il secondo posto. Sarà difficile ovviamente andare a fare il risultato a Bari contro lo SLAI, e dobbiamo difendere il secondo posto in modo tale da poter eventualmente disputare la finale di playoff presso lo stadio Miramare, e quindi poi essere in qualche modo sostenuti dal pubblico molto molto numeroso allo stadio Miramare. Adesso continuiamo a parlare ovviamente di calcio a 11, è il momento della lettura dei risultati del settore giovanile. Manfredonia Calcio 1932, parlo della Juniores, Real San Giovanni 0-0,
primo in classifica la Juniores a 33 punti, giovanissimi regionali, Calcio Foggia, Manfredonia Calcio 1932, 3-0, e il giovanissimi guida Franco Grasso, 29 punti in classifica, Accademia Manfredonia Apricena 5-1, mentre l'Accademia è a 31 punti in classifica, a due lunghezze dalla Manfredonia Calcio 1932. Gli allievi abbiamo, il risultato è Real City Manfredonia Calcio 1932, 0-4 per il Manfredonia Calcio 1932 che è a 30 punti, primo in classifica, mentre Jet Orta contro Accademia 0-1, Accademia negli allievi provinciali è a 28 punti in classifica al secondo posto. Continuiamo a parlare di calcio, il momento della Serie D, si è disputato ieri il derbissimo d'Italia del girone H, Foggia Calcio 1920 contro Audace Cerignola, terminato per 2-1. Una partita stupenda, una partita bellissima, un derby che mancava da 62 anni, queste due società non si incontravano, un derby deciso da Gerbaudo che ha segnato la prima e la seconda rete, una per tempo ovviamente, e poi vi è stata l'unica rete segnata dalla Cerignola da Sansone, un calciatore che tutti quanti ovviamente noi conosciamo. Antonio, tu hai visto un po' di questa partita, insomma è stato un bellissimo derby, come al solito deciso da queste due grandi giocate, specie la seconda di Gerbaudo. Sì, un derby, come hai detto tu, per la Serie D che è di lusso, perché davanti a 6.000 spettatori si sono affrontate forse due delle migliori squadre della categoria. Il Foggia, a dispetto diciamo di ciò che si preannunciava alla vigilia di questo incontro, dove tutti vedevano chiaramente gli Ofantini favoriti, nonostante le numerose defezioni e anche la squalifica del mister, ha sfoderato una prestazione maiuscola, ha vinto con merito sugli uomini di Feola e si è garantito di nuovo il secondo posto, sfruttando anche il passo falso del Sorrento. L'unica nota stonata, Antonio, permettimi, sono quegli incidenti che sono purtroppo successi, quelle scaramucce in seguito al pareggio del Cerignola, che poi diciamo sono proseguiti con dei lanci tra le due opposte tifoserie nel settore della curva nord di fumogeni, poi per fortuna tutto è rientrato e hanno un po' macchiato questo clima di festa che purtroppo non doveva succedere, soprattutto perché erano due squadre distanti di circa 40 km l'una dall'altra. Benissimo, deliziamoci con gli highlights a cura di Eleven. Lontani, lontani, altro che 40 km dallo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Buon pomeriggio da Antonio Di Donna. Foggia e Cerignola non si sfidano qui da più di 60 anni. Le telecamere di Eleven Sports, 6.000 sugli spalti e 300 tifosi dell'Audace arrivati da sud per il derby un po' inedito, un po' strano. All'andata ha vinto il Foggia al Monterisi, gol di Campagna. E allora arriva il calcio d'angolo per i rossoneri, battuto corto, Gentile può restituire il pallone a Gerbaudo che già in area di rigore. Gerbaudo pensa al tiro, lo prova! Gerbaudo! Foggia in vantaggio, 14esimo minuto del primo tempo, ha segnato Gerbaudo. La distrazione della difesa del Cerignola che ha lasciato solo Gerbaudo che è entrato in area. E allora Russo metterà in mezzo il pallone con il destro, spiovente che parte adesso, El Wazni non ci arriva e non ci arriva neppure Gerbaudo che non va di tanto lontano dalla doppietta. E allora Sansone, Di Enno lo ferma, Kurfalidis vuole tornare per primo sul pallone, sempre Sansone al limite, conclusione alta sulla traversa e qui ha sbagliato, lo protegge bene e tocca per Gerbaudo col sinistro verso il centro dell'area di rigore. Russo può raccogliere la corta respinta, il suo tiro è deviato, rischia, ma gli va bene su De Cristofaro, break del Foggia, Russo sale, Russo pensa alla conclusione, larga ma con deviazione e allora calcio d'angolo. Kurfalidis un po' a sorpresa, vuole il fondo, mette in mezzo Viscomi, ha lisciato il pallone del possibile 2-0 e siamo già da testa. Tortorì coglie in controtempo El Wazni, Coletti il lancio, attenzione che è tutto regolare, scatta in posizione regolare e trova il gol del pareggio. Sansone ha pareggiato l'Audace Cerignola, Sansone scatta in posizione regolare e fa 1-1. Al 52esimo
il pallone per Dienno che lo colpisce di testa, Russo forse un tocco con un braccio, Dienno al limite dell'area di rigore, giù Gerbaudo, ancora Gerbaudo per il gol del 2-1 per il Del Foggia. Sinistro a giro e 2-1 per i rossoneri. Dienno, cross verso il centro e Wozni di testa, per poco non trova il gol del 3-1. La battuta con la presa di Stasio che fa su il pallone. Kurfalidis, lancio per Rodriguez che scatta in posizione regolare. Rodriguez sul primo palo risponde presente di Stasio. Campagna, limite dell'area di rigore, Campagna in aria, Campagna mette in mezzo e Wozni e sbaglia Dienno e Wozni alto sulla traversa. Pallone resta in campo, Coletti lo allontana su Rodriguez, Cipolletta si lotta senza quartiere su ogni pallone, il rinvio da parte di Carboni e un cartellino rosso per Rodriguez che è intervenuto duro su Carboni e lascia l'audace Cerignola in 10. Saltati in quel groviglio. Si è fatto male l'attaccante italo-marocchino. Cartellino rosso addirittura. Probabilmente è proprio il numero 3 del Cerignola allontanato, a meno che l'arbitro non abbia punito per eccesso di proteste sempre Longhi, che era stato ammonito in precedenza. Sì, dovrebbe essere Longhi a lasciare il Cerignola addirittura in 9. Non c'è più tempo, è finita allo Zaccheria, il Foggia ha battuto 2-1 l'audace Cerignola in un derby intensissimo dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo visto gli highlights di Foggia Calcio 1920 contro Audace Cerignola, bellissimo il secondo gol di Gerbaudo, ha trovato quel tiro dalla distanza, da fuori area, a giro, diciamo, che si è insaccato nell'incrocio dei pali, un gesto atletico applaudito immagino dall'intero stadio Zaccheria e che poi ha consentito alla Foggia Calcio, peraltro privo del suo allenatore, dovrà scontare 6 turni di squalifica, Nini Corda, per intemperanze nei confronti degli organismi della FIGC, e quindi nonostante l'assenza del suo allenatore, che vi è stata anche una contestazione prima dell'inizio della gara nei confronti della dirigenza, il Foggia ha tirato fuori il carattere ed è riuscito comunque a battere l'audace Cerignola in questo scontro per il vertice della classifica. Pertanto il Foggia Calcio si è stanziato a 45 punti in classifica, al primo posto vi è sempre il Bitonto che ha battuto la Nucerina per 4-0 ed è a punti 50 in classifica, mentre il Cerignola è a 10 distanze dalla prima classifica a quota 40. Direi, Antonio, che il Cerignola a questo punto dovrà lottare solo per assicurarsi un posto nei playoff. Sì, hai detto bene, ormai il Cerignola purtroppo non è che mancano tante partite alla fine del campionato, paga il ritardo iniziale dovuto alla famosa querela del ripescaggio, quindi farebbe bene iniziare a valutare il percorso per arrivare in maniera ottimale ai playoff. Penso che la corsa sia ristretta a Foggia e Bitonto, con il Bitonto chiaramente favorito perché a 5 punti di vantaggio sul Foggia, però il Foggia ha lo scontro diretto in casa e quindi magari vincendolo può accorciare. E staremo a vedere che cosa succederà, un bocca al lupo alle squadre di capitanata, sia all'audace Cerignola che riesca ovviamente a posizionarsi nei playoff e a disputare i playoff, e al Foggia Calcio non tutto è perduto, può sempre recuperare punti al Bitonto Calcio, non sarà affatto semplice, ma noi ovviamente ci speriamo. È il momento del calcio a 5. Ovviamente Serie A2 nazionale, il campionato più importante che si disputa in questa città. Bisogna dare onore e merito a questa società che ha proiettato la squadra in un campionato nazionale, quello di A2, di calcio A5. La SIM Manfredonia Calcio A5 ha battuto sabato alla Pala Scaloria il Cataforio per 6-2, una partita stupenda quella disputata dalla SIM Manfredonia Calcio A5. Noi, Antonio, eravamo presenti lì al Pala Scaloria, dopo il primo tempo, diciamo, in equilibrio direi, è venuta fuori la SIM nella seconda fazione di gioco, siamo stati devastanti specie con Ramiro Martinez, autore peraltro di una tripletta, bellissimo il gol segnato anche da Gagu,
poi c'è stato anche Saverio La Torre che è andato in gol, e poi chi ci manca? Ganzetti anche un bellissimo gol, una partita che non c'è stata storia ovviamente, abbiamo ampiamente meritato il risultato. Sì, ci siamo divertiti, penso Antonio, penso che tutto il pubblico a Corso Pallascalore si è divertito, davvero ci sono stati sprazzi di grande fuzza. Il Manfredonia, la SIM Manfredonia Calcio 5, sta vivendo un momento particolarmente positivo, perché ad eccezione fatta della gara di Rutigliano, che comunque abbiamo perso ma è stata aperta fino alla fine, Manfredonia nelle ultime 10 partite ha allenato una serie di risultati positivi che davvero rimarcano il valore e lo sforzo della società, del mister e dei ragazzi in campo. Adesso abbiamo messo un mattoncino importante per la salvezza con questa vittoria, perché ricordiamo era uno scontro diretto, il Cataforio ci precedeva una sola lunghezza. Sabato ci andiamo a giocare la partita a Campobasso contro il Cus Molise, e magari siccome ci sono scontri diretti che non sappiamo cosa può succedere nel campionato, vincendo quella gara, incrociando le dita, possiamo sperare magari, chissà, di avvicinare anche quel famoso quarto posto che è adesso dista 7 punti. Benissimo, intanto io direi di guardarci gli highlights a cura di Puglia 5. Dopo 49 giorni si torna a giocare davanti ai propri tifosi. Riprendere la marcia dopo lo stop di Rutigliano è la ricetta migliore per gli uomini di Monsignore. Gentili amici appassionati di calcio a 5 dal Pallascalore, Gianluca Valente vi dà il benvenuto per assistere insieme al match tra SIM Manfredonia e Cataforio. Gara valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie A2 Girone C. Alla settima miglior difesa con 58 gol subiti. Attenzione, tentativo di Martinez respinto da Mancuso. La palla per Gakou, diagonale, il tap-in di Ramiro Martinez. 1-0, sì, Manfredonia. Dal Cataforio, Martinez, puntata velenosa, palla fuori. Riparte il Manfredonia con Ganzetti, Lanconetano, serve ancora Crocco. Palla in mezzo, arriva Ganzetti, palla fuori per Crocco e Martinez, arrivati da pochissimo. Ganzetti! Bomba di Andrea Ganzetti! 2-0 Manfredonia! Trattenuta al limite il tiro di Sceleschi, che c'entra in pieno la traversa. All'indietro per Martinez. Riondino carica il destro, di poco fuori. Partire Yuri Sceleschi, in avanti per l'Abate. Ha spazio l'Abate, l'Abate imbucata, palla in mezzo! Yuri Sceleschi, 2-1 Cataforio, partita riaperta. Detti recupera palla alla SIM, ancora Ganzetti mette a terra il pallone, apertura per Riondino. Riondino, gran parata da parte di Mancuso, cerca di superare Scopelliti, non ci riesce. Bella palla per Martinez, in mezzo l'imbucata. E arriva un calcio di rigore per il Manfredonia. Ramiro Martinez, 3-1 SIM Manfredonia, doppietta per l'argentino. Palla per Gakou, limite dell'area di rigore, Gakou in mezzo, Martinez fuori, bello scarico per Buda Buzzi, respinta involontaria di Mancuso sul secondo tentativo. Perde la sfera in favore di Ciglione, l'Abate a spazio tra le braccia di Lupinella, pericolo scampato per il Manfredonia. Si ferma però Ganzetti, raddoppiato ancora Ganzetti! Grande azione personale, palla di poco al lato. Do vantaggio di Mancuso che può servire Sceleschi, pressione alta di Gakou che recupera palla, Gakou! Magia di Miyazaki Gakou ed è 4-1, sì Manfredonia! Già battuto Sceleschi, puntata di Sceleschi, palla di poco fuori. L'Abate prova la fondi, ma da destra, palla in mezzo e Ciglione abbracciato al palo mette dentro la rete del 4-2. Sceleschi cerca l'imbucata, pallone recuperato da Martinez, Ramiro Martinez, tripletta dell'argentino e 5-2 sì Manfredonia. Cerca l'incursione, bravo in spaccata Lupinella. Torre, Crocco, La Torre ha spazio per affondare. La Torre! Saverio, La Torre! 6-2, sì Manfredonia! La vittoria che arriva in questo momento, sì Manfredonia che batte 6-2 il Cataforio.
Abbiamo visto gli highlights di Sim contro Cataforio, una partita che ha meritatamente vinto la Sim con grandi giocate, specie da parte di Ramiro Martinez, autore, ripeto, di una tripletta. Questa squadra, Antonio, si è rinforzata con l'arrivo di Ramiro Martinez, ma anche di Crocco in difesa, due calcettisti che trovano larga applicazione da parte di mister Massimiliano Monsignori. Sì, sembrano che abbiano fatto la preparazione con noi dall'inizio, sono entrati benissimo nel gruppo, si sono integrati tatticamente e tecnicamente al meglio, stanno fornendo un ottimo contributo sia in chiave di realizzazione per quanto riguarda Ramiro, sia per quanto riguarda la linea difensiva per Agustin Crocco. Permettimi di spendere anche una nota positiva per Gaku, che davvero sabato è stato molto molto ispirato. Ha fatto un gol che era sostanzialmente una magia, un gioco di suola che ha deliziato gli spettatori. E lo stesso Ganzetti con la sua bomba all'incrocio che ha fatto esultare il Palascalone. Ovviamente non dimentichiamo il contributo dei manfredoniani, perché Saverio, La Torre, Gabriele Spano, Michele Murgo, anche solo Perto, insomma, sono ragazzi giovani e che stanno dando un valido contributo, essendo la loro prima esperienza nazionale in un campionato così impegnativo. Ecco, io direi che i complimenti, oltre diciamo ai calcettisti che sono gli assoluti protagonisti delle vittorie della Sim Manfredonia Calcio a 5, vadano anche estesi alla dirigenza. E sì, perché no? Perché questa dirigenza ha dimostrato di essere sapiente, pur essendo una neofita di questo campionato, la squadra e la società sono riusciti comunque ad organizzare un organico importante che diciamo ci sta dando delle grandi soddisfazioni, sta dando soddisfazioni ai propri tifosi grazie diciamo alla preparazione, alla competenza del direttore sportivo, ma anche dei dirigenti che vi sono dietro, il presidente onorario e tutti i collaboratori tecnici dell'organico di cui fa parte la Sim Manfredonia Calcio a 5. Meglio non si poteva fare in questa prima stagione in Serie A 2. Sì, faccio i miei complimenti pubblici sia al presidente Santeleone, al presidente onorario dottor Esposto, al direttore sportivo Carmelo Mendola, al vicepresidente Matteo Bacilli, a Salvatore Gentile, insomma a tutta l'equipe, non me ne voglia se dimentico qualcuno perché sono diversi gli elementi societari, al mister Monsignori e anche al suo secondo Mario Del Grosso. Quindi diciamo, noi speriamo solamente, permettimi questo appunto, che ci sia un maggior afflusso allo Scaloria, che i risultati della società e della squadra possano consentire davvero un afflusso maggiore del pubblico, perché il sostegno chiaramente sugli spalti è molto importante, anche perché i ragazzi lo meritano. Ecco, quando si rema tutti dalla stessa parte i risultati arrivano ovviamente, e quindi bisogna dar merito a questa società dove vi è convergenza di opinioni, di scelte tecniche che stanno producendo in effetti dei risultati molto molto positivi. Sognare è lecito, Antonio, perché ci siamo tirati fuori dalle sabbie mobili, abbiamo superato una diretta concorrente alla salvezza che è Cataforio, non siamo in zona playoff, però possiamo anche sognare. Eh sì, adesso siamo nella... Tenendo i piedi per terra, ovviamente. Siamo chiaramente con i piedi per terra, come obiettivo abbiamo quello sempre della salvezza diretta, che è fondamentale per una neofita nel campionato di Serie A 2. Però, come si dice, l'appetito viene mangiando. Siamo settimi in classifica, sabato c'è uno scontro diretto a Campobasso, vincendo quella gara supereremo anche il Cus Molise, a Cassano si gioca Cassano Rutigliano, quindi un'eventuale vittoria del Cassano, che ha tutte le caratteristiche per battere Rutigliano, ci può consentire con la nostra vittoria di accorciare anche in chiave playoff, quindi sognare penso che sia lecito per tutti. Benissimo, adesso cambiamo sport, è il momento del basket, la SSD Angel Basket ha rimediato ancora una sconfitta, in questo caso in trasferta contro il Cus Ionico Taranto, una sconfitta a dire davvero prevedibile perché hanno affrontato una squadra diciamo difficile, una squadra che occupa le posizioni alte della classifica. Però va pure evidenziato che insomma la SSD Angel a questo punto della stagione deve cambiare ruolino di marcia assolutamente. Sì, allora una sconfitta prevedibile, perché Cus Ionico è secondo me una squadra molto molto forte, ha vinto anche fuori casa con la capolista. Detto ciò, purtroppo stiamo vivendo un momento molto molto difficile, forse il peggiore della società cestistica manfredoniana. Ci sono dei timidi, comunque, se io voglio vedere il bicchiere minimamente pieno, dei timidi segnali di risveglio, perché
Ieri comunque sul campo ionico nel primo quarto i ragazzi ce la sono giocata, erano avanti. Il nuovo acquisto Guadagnolo ha fatto 24 punti. Stiamo pagando anche l'assenza di Umberto Gramazio, che ieri addirittura non ha calcato per niente il parquet perché è vittima di un risentimento all'inserzione. E adesso diventa fondamentale questa settimana con il recupero di Altamura e la gara di sabato di domenica prossima con il Mula al Calolo Scavor. Speriamo di vincere queste due gare e sarà fondamentale per la salvezza. Ma secondo te è un discorso mentale o è una carenza tecnica che produce questi risultati? Secondo me è una serie di fattori. Sono state fatte forse valutazioni errate da parte della dirigenza su alcuni cestisti per le caratteristiche che magari pensavano che potessero avere e invece si sono rivelate nel corso del campionato un po' più deficienti, soprattutto nel credo tattico difensivo di Coach De Florio. Poi una serie di, purtroppo, di circostanze sfavorevoli, come sai, l'infortunio grave di Mezzaropa che ha privato un lungo la squadra, la partenza all'inizio di Nicolas Aralampis, la partenza di Malpede, una serie di circostanze, Antonio, purtroppo, che come si dice, una stagione che è iniziata molto molto male, speriamo che però finisca in un modo che tutti ci auguriamo con la salvezza. Ecco Antonio, rischia mister coach De Florio? Francamente a poche gare dal termine io non vedrei di buon occhio un allontanamento del mister, però chiaramente adesso queste due partite saranno decisive per le sorti del campionato. Bisogna fare assolutamente risultato in queste due gare e giocarsi poi tutto nei play-out. Ecco, la partita comunque si è conclusa 97 a 68 per il CUS Ionico Taranto. Adesso è il momento del volley, le ragazze della Webin Volley, prima divisione, hanno osservato un turno di riposo, mentre la Serie D maschile ha giocato una partita di Coppa Puglia in trasferta, una trasferta lunghissima addirittura in Salento, precisamente ad Ugento, quindi 350 km di distanza, e sono stati sconfitti per 3-7-1. Insomma, era difficile poter andare a fare il risultato dopo una trasferta lunghissima che si è comunque concretizzata in giornata. Sì, ho letto le lamentele di Coach Rinaldi che condivido pienamente. Secondo me le squadre più forti dei due gironi non possono gareggiare in una manifestazione così importante come la Final Eight di Coppa Italia, dando il chiaro vantaggio a una squadra rispetto ad un'altra, perché le trasferte sono molto molto lunghe, stiamo parlando di un campionato regionale. Secondo me era più opportuno realizzare la fase finale in una chiaramente meta intermedia, in modo tale da dare a tutte le squadre coinvolte le stesse possibilità di giocarsela. Benissimo, siamo arrivati alle battute finali della nostra trasmissione, non mi resta che salutare Antonio e ringraziarlo per questi precisi contributi, diciamo, allo sport. Io ringrazio te, ringrazio Manfredo TV per l'invito, è sempre un piacere. Ecco, io vi saluto tutti quanti e vi do appuntamento alla prossima puntata del Punto. Ciao!